Un elicottero della Guardia Nazionale Americana ha raggiunto la Diamond Princess e ha calato a bordo i test per il coronavirus. La nave da crociera è bloccata in quarantena al largo di San Francisco, dove ci sono 21 persone, fra passeggeri ed equipaggio, con sintomi influenzali. Il timore è che possano essere stati contagiati a causa di un uomo di 71 anni che ha viaggiato in una recente crociera effettuata da questa nave in Messico, passeggero poi risultato positivo al coronavirus, a cui non è sopravvissuto. A bordo ci sono in tutto oltre 3.000 persone. La nave appartiene alla compagnia Princess Cruise, la stessa che possiede la Diamond Princess, messa in quarantena a febbraio al largo delle coste del Giappone.